Ben ritrovati a Sipario, la virtuale sala cinematografica che viene allestita sul 264 di Cusano Italia TV ogni settimana a introdurvi, a farvi cercare il vostro posto, a farvi mettere comodi. Ci sono io, come sempre, per Carlo Fabi. E vedremo insieme tantissimi film anche nella puntata di oggi. Ma a farveli vedere chi c'è, il regista che si occuperà della parte video e audio della puntata di oggi, ovvero Samuel Maiolatesi Lo ringrazio e lo saluto per ovviamente il sostegno alla parte tecnica, ma anche il sostegno psicologico in certi casi, che un conduttore televisivo deve sempre avere per riuscire ad andare avanti e a portare in porto la sua puntata. Parliamo di cinema, parliamo di cinema importante. Soprattutto per quanto riguarda questo periodo dell'anno, eh, il 2023 ormai è iniziato, è stato inaugurato, il cinema ha preso il largo dal punto di vista delle presenze in sala, la pandemia sembra effettivamente un lontano ricordo e speriamo effettivamente che lo sia, ci sono segni di ripresa per quanto riguarda gli incassi del cinema italiano, un ruolo centrale lo ha giocato sicuramente eh, durante eh, le vacanze di Natale dello scorso anno, del 2022 il sequel di Avatar, la Via dell'Acqua, diretto da James Cameron, campione di incassi a livello nazionale e internazionale, ma il cinema italiano si è difeso decisamente molto bene, dando la sensazione che ci sia tanta voglia da parte degli spettatori di, torna di tornare al cinema, purché ovviamente lo spettacolo sia all'altezza di questo loro uh, desiderio. Lo streaming è comodo, lo streaming è a portata di mano, lo streaming uno può uh, goderselo in qualsiasi circostanza. Ma l'esperienza cinematografica è comunque un'esperienza radicalmente diversa e la gente è tornata effettivamente al cinema, il pubblico italiano è tornato effettivamente al cinema. Non si possono fare ancora parallelismi con l'epoca pre-pandemia, perché si tratterebbe di una sconfitta a mani basse e quindi noi non vogliamo demoralizzarci, vogliamo dare soltanto messaggi positivi, anche perché di messaggi negativi intorno al cinema nei due anni di pandemia ne sono stati dati anche fin troppi e quindi noi vorremmo fermarci qui. Il cinema come luogo di contagio, il cinema come eh, posto pericoloso, come se gli autobus e le metropolitane invece non lo fossero, insomma, sono state dette determinate cose che, come sapete, insomma, a me hanno dato anche particolarmente fastidio, a me da addetto ai lavori, a me da appassionato di cinema, hanno dato molto fastidio. Che non ci fosse una narrazione diversa legata al cinema, una narrazione che magari mettesse in evidenza quanto gli spettatori cinematografici abbiano seguito le misure di sicurezza, quanto lo abbiano fatto gli esercenti, i gestori delle sale cinematografiche, investendo di tasca propria per rendere le sale cinematografiche sicure. Tutto questo è stato dato quasi per scontato e non è stato mai sottolineato. Noi lo abbiamo sottolineato e oggi vogliamo continuare a farlo, oggi che il cinema sembra effettivamente andare verso un segnale di ripresa. Segnale di ripresa che però può arrivare soltanto se i film che vengono mostrati sono all'altezza dello spettacolo che il pubblico vuole vedere. E noi oggi qui a Sipario cercheremo effettivamente di mostrare alcuni film che questo spettacolo, in qualche modo, la promessa di questo spettacolo la mantengono. E cominciamo. Proprio da un film italiano, di cui tra l'altro tra poco avremo il regista, io comincio ad anticipare così, uno dei due registi, faccio quasi un piccolo spoiler, perché questo è un film diretto a quattro mani, diretto a quattro mani da un regista e un attore che ha fatto il salto dietro la macchina da presa da qualche tempo, sono amici di lunga data e hanno deciso di mettersi insieme per questo progetto che parla di una cosa che a noi italiani riguarda molto da vicino, le festività. La vigilia di Natale, il Capodanno, San Valentino e l'8 marzo. Quattro episodi in cui questo film va a raccontare quello che di solito noi di queste feste non vogliamo vedere o di cui non vogliamo parlare. Il fatto è cioè che non siano soltanto feste di buoni sentimenti, feste in cui c'è solo la speranza e l'ottimismo a, a guidare i nostri comportamenti, ma feste in cui c'è anche tanta, tanta, tanta ipocrisia. I registi sono Massimiliano Bruno e Edoardo Leo, il cast è notevole, non ve lo dico adesso perché altrimenti perdo ancora più tempo, invece ve lo ricorderò tra poco, prima però noi ci vediamo il trailer del loro film che si intitola I migliori giorni. Alice Dio! Oh, Dio! Non mi tanto di che? Che manco cattolica, manco il presepe vai santo. It's buon anno e buon divertimento a tutti! So e non mi va. Ma se sei te che ci sei voluto venire per ripulire l'immagine. Mm -hmm. Buon San Valentino. Ma che ti importa del San Valentino? That's una cosa così commerciale, così banale. Buona festa della donna! Festa della donna è un cazzo! And I hope... what Zero polemiche, se non I comincia prima lui. I tu che so faresti se scopresti che Daniel è un amante? Bibiti babiti bu e l'ansia sale su. Questa sera famo i botti, famo! A volte mi domandano che cosa rappresentano per me queste ceste. Tu mi ami. Perché me lo chiedi? Come stai? Male. Dieci pasta e ceci. Bella idea questa della la tombola, complimenti. Vuoi sentire la verità? Non ti sopporta più nessuno. Donna con la T maiuscola e ho più coglioni di te. Ti metto le mani addosso. 3 2 1 Anime di queste feste non mi fregano né merito cazzo. Non mi rovinare il santissimo Natale. Ammo è diventato santissimo. Il santissimo Natale, prima Santo, poi Santissimo, Edoardo Leo, Anna Foglietta, i migliori giorni. Cast notevole, ve l'avevo già anticipato, l'avete potuti vedere. Sono nomi importantissimi. Insomma, con Samuel Magliadesi ne discutevamo fuori onda. C'è cioè veramente di tutto e di più del cinema italiano. Abbiamo appunto Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, uh, Greta Scarano, Claudia Gerini, Stefano Fresi, Valentina Lodovini Insomma, nomi importantissimi. Tra l'altro una specie di vera e propria rimpatriata. Perché poi sono un po' tutti amici uh, tra di loro, come sono amici Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, e si trovano appunto a collaborare insieme per un film che non è proprio l'esaltazione dell'amicizia e dei buoni sentimenti. Ve l'ho già detto anche prima e lo sappiamo, lo sappiamo, è inutile in questo caso essere noi i primi ipocriti. Sappiamo che a Natale eh, la riunione con la famiglia non sempre è una riunione piacevole, sappiamo che anche soltanto nel capire che cosa si deve mangiare a Natale possono scoppiare le prime discussioni irreparabili all'interno di un nucleo familiare. Sappiamo quanto discussioni altrettanto irreparabili possono scatenarsi tra i gruppi di amici sul decidere cosa fare a capodanno, che diventa veramente una spada di Damocle che da fine novembre eh, cade su tutte le nostre teste. Per non parlare di San Valentino, festa che io personalmente veramente aborro con tutte le mie forze, io non, non, non capisco veramente il trasporto per questa, per questa festività che definire commerciale, definire artefatta, finta, secondo me è veramente un eufemismo, però per carità massimo rispetto per chi la celebra, assolutamente è anche quello un modo per esporre determinati sentimenti, sentimenti che però andrebbero esposti ed espressi tutti gli anni, tutti i giorni di qualsiasi anno e questo dobbiamo... Dobbiamo ricordarcelo per poi chiudere in bellezza con l'8 marzo, la festa della donna, e lo sappiamo quanta retorica gira intorno alla festa della donna. Massimiliano Bruno e Edoardo Leo non hanno fatto un film consolatorio su questi argomenti, su questi temi. Sarebbe stato facile fare la classica commedia all'italiana sulla coppia che si innamora e poi si lascia a San Valentino. Ma poi in qualche modo si rimette insieme con il loro lieto fine. Sarebbe stato facile fare un cinema o simili, come tanti ne escono comunque nel periodo natalizio sulla vigilia di Natale. Sarebbe stato facile fare tante cose. Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo hanno scelto una strada uh, diversa. Uh, se ci sono riusciti, ovviamente dovrete dirlo voi, andando al cinema a vedere i migliori anni, se effettivamente questo film riesce a uh, aggiungere una chiave uh, non addomesticata alla nostra narrazione di queste feste, loro sicuramente l'impegno a fare qualcosa di diverso ce l'hanno messo e di conseguenza questo mi sembra già un buon segnale per quanto riguarda il nostro cinema italiano, decisamente un buon segnale. E di questo, di questo segnale di come è stata effettuata la lavorazione, noi abbiamo davvero il piacere di parlarne in questa puntata di Sivario con uno dei due eh, registi, ovvero... Massimiliano Bruno che abbiamo il piacere di avere in collegamento qui con noi. Ciao Massimiliano. Ciao, ciao, bentrovati e grazie per l'ospitalità. Grazie a te Massimiliano, faremo un backstage di come viene realizzata questa intervista, uh, lo dedicheremo appositamente a te e alle tue capacità perché insomma ti stiamo chiedendo uno sforzo particolare sul quale non entriamo nei dettagli però per il momento, però diciamo che se qualcuno dovesse... Volesse farsi una fototessera adesso avrebbe dei problemi, mettiamola così, questa, <ride> Massimiliano, è vero, è vero. Massimiliano, ti dico subito come è andata uh, la regia a quattro mani. Perché, se non sbaglio, tu è la prima volta che eh, ti ritrovi in questa situazione. Ti ritrovi ad avere a che fare con Edoardo Aleo. Non so se vuoi parlarne bene o male. A te la scelta, eh, non posso che parlarne bene, perché quando mi ha proposto di fare questo. Questo folle film a quattro mani io ho accettato perché mi sembrava un'avventura bellissima. In effetti è stato bello ideare il film insieme, creare due squadre di sceneggiatori, la mia e la sua, e poi interagire per cercare di mettere a punto il film. Il film si divide in quattro episodi, e, e lui ha, ha curato l'episodio del Natale e del San Valentino, io del Capodanno e dell'8 marzo ed è... Un modo per coronare anche la nostra amicizia che nasce tantissimi anni fa: noi abbiamo eh, per anni calcato i palchi dei teatri, fatto le piccole cose, fatto la gavetta vera e propria. Io personalmente ho fatto un percorso che nasce dai teatri off, poi sono passato ai teatri più importanti, ho fatto l'autore televisivo, l'autore di film per la televisione per il cinema e poi alla fine. Sono arrivato a fare regista, quindi è un po' lo stesso percorso che ha fatto Edoardo. Massimiliano, eh, i quattro episodi vanno a raccontare quattro tra virgolette, festività. Si possiamo definirle in questo modo, decisamente, che caratterizzano in qualche modo eh, il nostro paese, occasione di incontro, occasione in alcuni casi anche di scontro. Io mi chiedo, ti chiedo innanzitutto quanto c'è stata voglia da parte vostra eh, di giocare sui luoghi comuni di queste feste, quindi la tombola a Natale, per dire, o la mimosa per l'8 marzo, per cercare però di mostrarne anche tra virgolette eh, l'ipocrisia, cioè se da parte vostra c'era anche questo intento un po' monicelliano per citare parenti serpenti di rigittare in faccia allo spettatore un po' anche il suo lato peggiore. Ma il film racconta l'ipocrisia, racconta il, il come siamo fatti, cioè il fatto che noi passiamo la vita a tenerci per noi il 50% di quello che pensiamo, facciamo cose che non ci vanno, non diciamo realmente le cose perché altrimenti ci sarebbe un, un conflitto totale tutti contro tutti e 8 miliardi di persone si prenderebbero a picconate sui Malleoli, sarebbe un, un inferno vivere. Quindi noi dobbiamo far finta, eh, per quieto vivere, che ci vadano bene delle cose. Una di queste cose che ci va bene, ad esempio, è il Natale. Festa che io francamente non festeggerei mai per tanti motivi, eh, ma che invece eh, ci fa ritrovare protagonisti eh, di mangiate di, di tombole. La tombola è una delle cose più noiose che abbiano mai inventato. Personalmente, io sono proprio annoiatissimo dalla tombola e dal mercante in fiera. No, che poi e lo stesso a fare di so, per il di solito verso fine serata quindi è proprio la mazzata finale di solito, perché sì, sì. c'è sempre il momento in cui tu pensi lo scampato, invece c'è sempre il parente che dice: Ma un giro a tombola, ce lo vogliamo fa fare brutto, e poi fare <ride> brutto perché, oppure quelle cose tanto per di che abbiamo fatto la pasta, famola. Ma per dirlo a chi, Cioè, nel senso. E lo stesso è per il Capodanno, è come se veramente nel, nel giro di due secondi cambiasse la vita, no? Se il 2022 ha fatto certo. schifo, il 2023 sarà bello e quindi conta la rovescia, festeggiamo qualcosa che non sapremo come andrà. Magari l'anno 21 sarà peggiore di questo. Insomma, quindi eh, abbiamo parlato di questa ipocrisia per non parlare del San Valentino, che insomma uno Beh. si dovrebbe amare sempre, <ride> tutta la vita, <ride> non soltanto dimostrarlo un giorno all'anno. E anche la festa delle donne che sono massacrate da, da tutti gli uomini da, da secoli, eppure c'è questa ipocrisia della festa della donna, del maritino che arriva con le mimose. No, poi tra eh... l'altro c'è una tradizione, purtroppo negli ultimi anni, eh, io ci faccio caso perché è, è una casualità, ma non è tanto una casualità, nel senso che i femminicidi ormai cadono uh, a, a, a frequenza quasi quotidiana, purtroppo ci tocca ricordarlo così. E una delle prime notizie, ogni 8 marzo è sempre un femminicidio, quindi veramente lì secondo me l'ipocrisia esce, esce molto allo scoperto in quel caso, di, que di quella festa che insomma uh, viene narrata in un modo completamente errato, cioè dal, sotto la, il mio punto di vista. E il nostro film parla proprio di questo, racconta proprio eh, il, 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 il livello di ipocrisia che c'è. Nel fare delle cose, e poi andrebbe sviluppato anche senza le date, nel tutti noi, per pieto vivere, cerchiamo di fare una vita, ma sopportiamo e mandiamo giù bocconi amari, a prescindere dal nostro credo politico, dalla nostra situazione sociale, perché questo avviene non solo col capo ufficio, ma anche con la moglie, col marito, coi figli, con i genitori. Quindi è un po' un modo di raccontare un po' cattivo, tu l'hai definito prima monicelliano, sono d'accordo, è un modo sì, è... Eh, un po' come facevano i maestri del, della commedia dell italiana, lo raccontiamo senza peli sulla lingua, senza voler ammiccare al pubblico. Il film diverte, ma fa anche molto male. Massimiliano, ti lascio con, proprio su questo, con l'ultimissima domanda, eh, la, sulla faccenda del dire cose scomode. Tu sei un regista. Che ha detto anche cose scomode in alcuni film eh, cerchi sempre comunque di mettere una facciata molto poco consolatoria nelle, nelle tue storie quando parli del nostro paese eh, gli ultimi saranno ultimi sia la versione teatrale sia quella cinematografica io lo prendo sempre come esempio da questo punto di vista perché è una mazzata nel vero senso del termine sia il film sia lo spettacolo ti chiedo quanto eh, sia difficile eh, nel panorama cinematografico con i produttori Portare questo tipo di, ehm, ehm, di racconto eh, dell'Italia, se, se c'è sempre magari il produttore che ti dice vabbè, ma facciamocela una risata ogni tanto, se c'è ancora questa resistenza che magari negli anni passati c'era, oggi a me sembra un po' meno, però non lo so. Volevo sapere il tuo punto di vista. Guarda, dipende sempre da te, sai, nella vita, eh, di fronte a certi avvenimenti, o sei a favore o sei contro, il neutro non esiste. O sei connivente con certi modi di pensare, di essere e di comportarsi, oppure li devi combattere. Io ho scelto di, eh, di, 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 di essere scomodo da questo punto di vista, cioè ho scelto di, di dire come la penso, anche perché si vive una volta sola. E I produttori sono invece diversi, nel senso ci sono alcuni che la pensano come me, e altri che magari mal digeriscono perché sanno benissimo che. Il problema è sempre il rapporto col pubblico. Il pubblico spesso e volentieri utilizza il cinema pure come una, un piccolo anestetico per cercare di stare meglio perché la vita è difficile. E bisogna capire qual è il tuo di obiettivo. Eh, cioè, perché poi, alla fine, quando facciamo un film, vuol dire che restiamo per sempre impressi con quello che abbiamo detto e fatto. Noi che facciamo i registi, gli autori. Quindi in qualche modo io ho scelto un po' di dire la verità, l'ho fatto già con Viva l'Italia. Gli ultimi saranno ultimi, e alle volte mi va pure di divertirmi e faccio non ci resta che il crimine perché è un gioco divertente da fare col viaggio nel tempo, però um, <coughs> fin dal mio primo film ho scelto di raccontare l'Italia delle escort mentre il presidente del Consiglio era sotto processo proprio perché andava con lei. Non è che sono cambiato rispetto a, a 12 anni fa. Eh, ma questo infatti ti, ti, ti fa onore e ti viene riconosciuto per fortuna da produttori che ti continuano a far lavorare e a far fare i film che noi per fortuna ci riusciamo ancora a vedere. Massimiliano, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato in, in una situazione estrema e, e in bocca al lupo ovviamente per i migliori giorni e ovviamente per tutto quello che fai. Grazie a voi, sempre gentilissimi e allora cari Cusaniani, un salutone grande. <ride> Ciao. Massimiliano Bruno regista insieme a Edoardo Leo, registi tutti e due attori, tutti e due dei migliori giorni. Ne abbiamo parlato proprio con lui, i motivi per andarli a vedere questo film sono tanti. Se siete stanchi del solito modo di raccontare le feste, anche quelle del Natale, della solita commedia che in qualche modo cerca di anestetizzarvi anche un po' nel vostro sguardo sulla società, ecco andatevelo a vedere perché vi permette anche di avere... Un'idea un po' più ampia su quella che è una condizione che tutti quanti noi viviamo, tutti quanti noi attraversiamo le angosce della vigilia di Natale, l'ansia di che fai a capodanno, che insomma lo sappiamo tutti quanto diventa un tormentone tra la fine di novembre e i primi di dicembre, tutti noi sappiamo quanto l'8 marzo sia una festa. Che, eh, di cui si parla solo l'8 marzo e dell'importanza della donna, del ruolo della donna nella società, poi dopo negli altri mesi e negli altri giorni dell'anno sembra quasi che eh, non ci importi più nulla. Tutti noi sappiamo appunto quanto San Valentino sia una festa onnipresente invece nel, nel nostro immaginario quando poi fondamentalmente l'amore non dovrebbe essere, non dovrebbe riguardare soltanto il 14 febbraio. Ebbene, I migliori giorni racconta tutto quello che di queste feste solitamente non vi. Viene raccontato e quindi io vi consiglio di andarvelo a vedere e magari dopo usciti dalla sala farvi un piccolo esame di coscienza perché è un film che stimola anche questo tipo di, uh, di ragionamenti su se stessi e sul proprio rapporto con gli altri e con queste feste in particolar modo. I migliori giorni, Massimiliano Bruno, Edoardo Leo. Nella seconda parte, nel secondo tempo uh, di uh, Sipario, torneremo ancora con il cinema, tanto cinema, ancora italiano, ancora. Con Riccardo Milani, ad esempio, che è un altro regista che, come Massimiliano, eh, è poco consolatorio sulla nostra situazione, sulla situazione del nostro paese, ma anche con cinema internazionale, Babylon e The Fablemans. Secondo tempo di sipario, tra poco. <music>